Ciao a tutti, io sono The Wizard of Oz 19 e anche oggi parleremo di Windows 10. Da più di un mese la Microsoft ha reso pubbliche le funzionalità rimosse nel nuovo Windows 10 e molti utenti hanno gradito la loro cancellazione, mentre altri sono rimasti fermamente contrariati. Tra tutte, la notizia della rimozione di Windows Media Center, il Windows 10, è quello che ha diffuso il malcontento tra la gente, che lo usava spesso, ma non è ancora detta l'ultima parola. Qualche utente, molto esperto, potrebbe scoprire il metodo per installarlo e farlo funzionare anche sul nuovo sistema operativo. Ma per ora concentriamoci sulle altre funzionalità rimosse. Cominciamo subito! Prima funzione, cancellazione di Windows Media Center. Ne ho parlato in modo approfondito nello scorso video, guardatelo assolutamente per scoprire le possibili alternative. Seconda funzione, riproduzione di DVD con altri software. Windows 10 avrà bisogno di un'applicazione di terze parti per riprodurre DVD, cosa evidentemente risolvibile con l'installazione del buon VLC o l'emergente Media Player Classic. Terza funzione, rimozione dei gadget. I gadget presenti in Windows Vista e 7 verranno cancellati ovviamente, già i Windows 8 non sono più disponibili, anche se con un software si possono reinstallare senza problemi e sono pienamente funzionanti. Se siete fan dei gadget quindi non preoccupatevi perché potrete reinstallarli tranquillamente. Quarta funzione, abbandono del supporto per i floppy disk. Gli antichi floppy non saranno più supportati, si dovranno installare i relativi driver dal sito del produttore per usarli. Ma d'altronde al giorno d'oggi chi utilizza ancora i floppy? Grande Microsoft. Quinta funzione, cancellazione dei giochi. I giochi presenti in Windows 7, come Solitario e altri, verranno sostituiti dal più moderno Collezione Solitario, integrante già un gran numero di giochi di carte. Nessuno si dispererà per questo. Sesta funzione, rimozione di OneDrive. È una modifica decisamente coerente. Se avete installato OneDrive con Windows Live, verrà disinstallato lasciando posto al OneDrive integrato di default di Windows 10. Nessun problema e maggiori funzioni. Settima funzione, aggiornamenti automatici forzati. Gli utenti con l'edizione Home dovranno per forza installare gli aggiornamenti, mentre nelle edizioni Pro ed Enterprise sarà possibile disattivarli. Ma possiamo dire che è un'arma a doppio taglio. Microsoft ha sicuramente previsto che alcuni utenti inesperti disattivino, per sbaglio, gli aggiornamenti automatici. E con Windows 10 questa cosa non può succedere, ma dall'altra, se un giorno Microsoft rilascia un aggiornamento che su alcuni terminali manda in crash un blue screen il sistema, la gente non sarà molto felice perché non potrà impedire l'installazione dell'aggiornamento incriminato tanto facilmente. Staremo a vedere. Il 29 luglio è sempre più vicino, manca davvero pochissimo la cosiddetta versione Gold, cioè la versione finale di Windows 10. Ricordo a tutti che l'aggiornamento sarà prima disponibile per gli insider e solo dopo gli utenti Windows 7 e 8.1. Probabilmente la mia prossima recensione sarà sulla versione definitiva di Windows 10, quindi non perdete di vista questo canale. Ciao!